Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, ringrazio a coloro che si sono iscritti al mio canale e siamo arrivati a 9.000 iscritti, quindi grazie ancora. Ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come non crashare su Adobe Premiere Pro. Ovviamente, quando stavo editando, cliccavo dei tasti, montaggio, riprese, librerie e mi si crashava e mi usciva un errore stranissimo. Quindi cosa ho fatto? Sono andato su Premiere Pro, sulla proprietà del programma, e ho fatto delle modifiche e adesso non crash più. Quindi, se in questo caso avete bisogno di Adobe Premiere Pro, c'ho il link in descrizione o nei commenti, oppure se hai problemi con il link c'è il server Discord, quindi qua otterrai tutto quello che ti serve. Quindi iniziamo prima ad andare nella cartella percorso file di Adobe Premiere Pro, dove tu ce l'hai installato ovviamente. Quindi io ce l'ho installato sul mio disco principale, dove ho il mio sistema operativo. Vado su Adobe Premiere Pro, scendo fino a trovare questa applicazione qua, tasto destro sopra, mostra altre opzioni, proprietà, compatibilità, e qui c'è disabilita ottimizzazione schermo intero. Pure questo ha dei seri problemi riguardo al crash, non solo sui programmi ma anche sui giochi. Quindi esegui questo programma come amministratore, metto queste due spunte e faccio applica. Poi andiamo su mostra impostazioni di DPI elevati, esegui l'override del comportamento dell'applicazione e faccio esegui e faccio ok. Faccio ok e apro Adobe Premiere Pro come amministratore. Se non va, cliccate tasto destro sopra, esegui come amministratore e aspettiamo che si avvii. Ed eccolo qua. Mi sta anche laggando un po'. Ed eccolo qua, dopo Premiere Pro. Io non ho adesso problemi di crash. Clicco a caso, clicco esporta, clicco questo, clicco questo, clicco questo, tutto a caso. E niente. Non ho problemi di crash adesso. Cioè, ha fatto tipo 100.000 caricamenti, però sto anche registrando e non mi sta crashando. Quindi io spero tanto di esservi stato d'aiuto, ragazzi. Iscrivetevi al canale, supportate il canale per altri tutorial. Non capisco perché si vede così il verde. Non lo so, il green screen. Quindi grazie a tutti per questa visione, ragazzi. E lasciate like se questo video è stato utilissimo. E noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!